Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palarusso di Foggia, dove è appena terminato il derby tra Diamond Olimpica, vinto dai padroni di casa 77-67. Siamo con il coach dell'Olimpica, Antonio Russo. Coach, è stata una gara sofferta, un derby al Cardiopalma, eravate quasi riusciti a recuperarla. Che cosa è mancato per tornare a casa con i due punti? Vabbè, diciamo che la partita è stata da due volti. Abbiamo regalato il secondo quarto facendo, se non sbaglio, 6 punti in attacco e subendone, se non sbaglio, una 15-16. E lì c'è stato un po' uno sfalto mentale, soprattutto, dove ci ha portato una conseguenza di... per riprenderci ci abbiamo dovuto mettere un po' la pausa del terzo quarto. Siamo andati allo spogliatoio, ci abbiamo un po' rivisto, abbiamo un po' messo a posto alcune cose. In effetti loro il primo canestro l'hanno fatto dopo 5-6 minuti dall'inizio e siamo entrati in corsa. Diciamo che poi è diventata una bella partita, perché alla fine abbiamo iniziato a difendere un pochettino e siamo riusciti addirittura a prenderli. Se avessero fischiato un fallo che ci stava su una palla rubata su Giovanni, il play, secondo me ci li avremmo raggiunti e lì avremmo deciso un po' il tutto. Sì, forse oggi c'è stata tanta grinta, tanto cuore sicuramente, però sul piano della prestazione forse c'è un passo indietro rispetto alla gara di Brindisi nella durata di tutti e quattro i quarti. Vabbè, diciamo, sono due partite totalmente diverse. Qui c'era agonismo, qui c'era in ballo i due punti che contano, e in effetti Foggia certamente non è venuta qui per regalarci nulla, anzi siamo noi che dobbiamo fare il risultato, ci eravamo quasi riusciti. Dispiace, perché dobbiamo un po' entrare in una mentalità, non possiamo aspettare di arrivare a 20 punti sotto e poi avere una reazione. Dobbiamo un po' migliorare prima e dobbiamo migliorare soprattutto nella fase difensiva. Che peso hanno nell'economia della partita molte decisioni arbitrali contestate? No, a me non piace entrare in merito a questo, però ci può stare e io ribalto tutta la problematica alla mia squadra e all'approccio e soprattutto al lavoro. Noi dobbiamo lavorare e poi i risultati verranno. Questa era la prima di una lunga serie di partite difficili, arrivata la sconfitta, la prossima in casa contro la Diabari, l'obiettivo ovviamente saranno i due punti. Vabbè, in casa io non o gioco bene o gioco male, devo tirare fuori l'obiettivo due punti, poi vediamo in corso d'opera cosa succede. Grazie coach, in bocca al lupo. Siamo con il coach della Diamond Foggia, coach Vigilante. Coach, è stata una gara sofferta, sembrava chiusa all'inizio quarto quarto, poi le triple di Romano l'hanno riaperta. Quanto ha sofferto in panchina per conquistare questi due punti? Beh, sinceramente alla fine ho sofferto, perché dava più 15, arrivare a meno 2 in un battere d'occhio c'è sofferenza. Però devo fare un plauso ai miei ragazzi che comunque nel momento di difficoltà sono riusciti a mantenere la calma. Questo per noi è stato fondamentale. Poi la situazione falli di entrambe le parti era critica, e quindi ovviamente quando sei in recupero cerchi di pressare al massimo e quindi concedi qualcosa sui falli. E per fortuna eravamo in bonus entrambe le squadre e quindi siamo andati a tirare di liberi. Vincere un derby così alza sicuramente il morale dello spogliatoio. Ecco, quanto pesano questi due punti in chiave playoff e per la vostra classifica? Beh, ma soprattutto questi due punti pesano perché noi eravamo senza i due playmaker titolari. Abbiamo giocato con Chiappinelli, che è una guardia, l'abbiamo adattata a playmaker, e quindi comunque abbiamo sofferto su questo punto di vista. Quindi il plauso è doppio. Non mi aspettavo, devo dire la verità, una reazione così orgogliosa, perché eravamo senza i due playmaker. Padalino fino a stamattina febbre a 39, quindi ovviamente sinceramente pensavo che saremmo crollati prima, però siamo riusciti a durare. Abbiamo avuto un calo fisico ovvio, come dopo che giochi 40 minuti con le stesse persone, però la squadra è andata bene. In chiave playoff per noi sono due punti importantissimi, perché ci portiamo 2-0 nei confronti di Cerignola, che è una diversa concorrente. E in caso di classifica avulsa con più squadre abbiamo il 2-0 che ci favorisce. Quindi sono due punti che valgono 4 oggi. Come ha già ricordato lei, oggi mancavano i due play su tutti dell'Aquila. Ecco, senza dell'Aquila ha impostato una squadra solida in difesa con delle ripartenze veloci che poi sono state quelle che un po' hanno annichilito l'Olimpica. Beh sì, noi dovevamo giocare per forza sulle ripartenze. Anche perché loro andando a rimbalzo sia con Rubera che Bachin avevano poca copertura in contropiede. Noi, se riuscivamo a prendere il rimbalzo difensivo, era contropiede, perché poi difendevano
con solo Romano Triglione dietro, quindi su questo noi siamo stati bravi a capirlo e ad andare in contropiede che ci ha dato all'inizio quel margine che ci ha portato a più 19. Il calendario adesso è dalla vostra, adesso la prossima gara affronterete il Lecce, dovrebbero essere sulla carta altri 2 punti per allungare ancora in chiave playoff. Beh, sinceramente io non do per scontato niente, poi visto l'emergenza che abbiamo a livello in cabina di regia abbiamo visto che subiamo la pressione, quindi è ovvio che non do per scontato nulla, vado avanti, domenica è una partita e dobbiamo giocare con questa intensità, con l'intensità che abbiamo giocato a Ostuni per portare a casa questi 2 punti in chiave playoff. Grazie coach, complimenti.